Buongiorno a tutti e bentornati sullo scaffale virtuale. Bene, oggi io vi presento un profilo Instagram che a me è piaciuto particolarmente perché è giovane, vivace, ben fatto e di grande qualità. Andiamo a vedere subito chi c'è dietro questo profilo. Mi chiamo Assia. Ho 20 anni, sono campana e cerco di far coincidere i miei studi con una buona lettura, una dose di serie TV e qualche hobby che mi rilassa. L'idea di avere un blog tutto mio è un po' da copiona, se vogliamo dirla così. Avendo la passione per i libri, seguivo moltissime pagine di libri e pensavo che a me sarebbe piaciuto gestirne una, creare una sorta di libreria virtuale nella quale pubblicare i miei titoli preferiti. E così mi sono lanciata pubblicando i miei primi post. Non ho ancora un feed meraviglioso come altre blogger, ma ci lavoro per migliorarmi e credo molto in questo mio progetto. Ci credo anch'io perché ti voglio sponsorizzare sullo scaffale virtuale e mi è piaciuta molto l'idea di dire, è un po' da copiona l'idea di aprire un profilo Instagram. No, io non sono d'accordo. L'ho detto tante volte, l'ho detto in tutte le puntate dello scaffale virtuale. Molti dei profili trattano di libri, ma ogni profilo ha le sue caratteristiche, ogni profilo ha il proprio target, ogni profilo ha una sua identità, come ogni persona ha la sua identità. E tu, Assia, sono sicura avrai dato un'identità precisa al tuo profilo. Mi piace molto quello che hai detto sulla lettura, su come motivare le persone a leggere. Vi leggo subito ciò che Astia ci dice. A tutti vorrei dire: cerco di trattare qualsiasi tipo di libro, da quelli che possono coinvolgere i più piccoli, facendoli avvicinare al mondo della letteratura, a quelli più meditativi, che richiedono qualche minuto in più di riflessione, per assecondare un po' tutti i gusti, e quindi classici, gialli, thriller, fino ai romanzi in rosa e alle poesie. Certo, poter dare lo stesso spessore a tutti i generi secondo me è impossibile, ma mi piace pensare che i miei lettori questo già lo sanno e che mi seguono a prescindere. Mi piace molto l'idea di fare un po' un miscuglio, non dico un'insalata, ma comunque di riuscire a trattare più generi possibile. Come abbiamo detto più volte, ci sono profili Instagram che parlano solo di libri per bambini, profili Instagram che hanno deciso di parlare di libri in rosa e profili come questo che ci regalano una carrellata di bellissimi libri. Io vi do appuntamento al prossimo scaffale virtuale che ci porterà uno degli ultimi profili di cui andremo a parlare. Vi lascio l'intera intervista di Pagine dal Mondo qui sotto con tutti i dati per poterla seguire. Ci ha detto che lei ha ancora un piccolo profilo, ma è anche molto piccola e come tutti i piccoli dovrà anche lei crescere. Un saluto speciale ad Assia, grazie per aver rilasciato questa intervista, grazie a tutti coloro che hanno voluto dare una mano e hanno voluto dare spazio e voce allo scaffale virtuale, perché siamo ormai alla fine di questa rubrica. Io ringrazio, ne approfitto per ringraziare immensamente chi ha voluto partecipare, ringrazio chi mi ha seguito durante questi mesi. E vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao da Anna e da Scriviamo Insieme. Ciao!